Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, parliamo delle liste UEFA, per la nuova Champions League e ne parliamo non solo in relazione all'Inter, ad esempio nella lista della Juventus ha stupito l'ingresso di Arthur e l'epurazione di Kostic, che praticamente era uno degli epurati di Thiago Motta, quindi forse stupisce fino a un certo punto. Kostic, non so che cosa abbia fatto, immagino sia colpevole di aver rifiutato qualche trasferimento e così si è trovato fuori dalla lista Champions. Francamente, mettere dentro Arthur lascia un pochino di stucco. Devo dire che fa abbastanza sensazione, ma lì ci sono problemi forse anche di quote. Al Milan Jovic gli hanno dato credo la maglia numero 9, l'avevano proposto praticamente giustamente a mio giudizio come vice Morata, bene, appena hanno preso Abram, niente, Kostic è stato trattato insomma come un altro che doveva partire, che poi non è partito e quindi è fuori anche lui dalla lista Champions, ma per carità ognuno fa le sue scelte in base naturalmente ai giocatori che pensa di avere a disposizione. Per quanto riguarda l'Inter, francamente io non sono per niente sorpreso della scelta di Buchanan, di Tyrion Buchanan, e che siano fuori dalla lista Correa e Palacios. Non sono stupito perché se mi avete seguito anche su questo canale YouTube, oltre che in televisione, io avevo avuto dei contatti abbastanza significativi su Buchanan e se andate a rivedere quello che dicevo all'inizio di agosto, le cose per Buchanan dopo l'infortunio e dopo l'operazione stavano andando da Dio. Evidentemente oggi la chirurgia sportiva ha fatto dei passi da gigante e mi avevano detto, ma guarda che Buchanan sarà pronto addirittura a fine di ottobre. Io che sono tradizionalmente uno prudente, ho parlato di novembre, mentre c'era gente che parlava, ma anch'io inizialmente parlavo di Natale, di gennaio, perché l'infortunio mi sembrava abbastanza grave. In realtà poi l'abbiamo visto ancora prima di Ferragosto arrivare ad Appiano, praticamente sta facendo una preparazione particolare, è seguita ovviamente da elementi molto bravi dello staff interista e quindi non mi sorprende che poi alla fine Buchanan stia recuperando molto più velocemente del previsto, ve l'avevo anticipato, però c'è gente che si stupisce, io ogni tanto mi chiedo, cioè io faccio il cronista da tanti anni, ma bisogna per forza sempre parlare male o stupirsi di qualcosa? No, perché poi mi hanno detto, ma perché non Palacios? Ma ragazzi, ma Tomás Palacios è arrivato da 2 giorni, ma mi sembra normale che nelle gerarchie stia dietro Buchanan, se Buchanan veramente a fine ottobre, inizio di novembre, la prima fase della Champions finisce a fine gennaio, ci sia lui, che l'altro escluso fosse Correa era abbastanza logico, ma ripeto, anche nella lista A, la cosiddetta lista A, che non può essere modificata fino all'inizio della seconda fase, noi ricordiamo che ci sono 8 posti, 4 provenienti dal calcio italiano e 4 provenienti dal settore giovanile di appartenenza, che sono ovviamente occupati. Poi c'è la lista B che può essere modificata in ogni momento per gli under 23, però non, cioè francamente stupirsi e fare della polemica perché non c'è Palacios al posto di Buchanan a me fa abbastanza ridere. Non è un mistero, non è un mistero che Simone Inzaghi avrebbe preferito avere un difensore, diciamo un vice bastoni più esperto, tant'è che si erano fatti i nomi di Hermoso, che poi come dicevamo con Nico Schira alla fine, a furia di chiedere, ha dovuto poi finire alla Roma negli ultimi giorni di mercato accontentandosi di molti meno soldi di quelli che chiedeva all'Inter e al Napoli. Non è un mistero che Inzaghi forse avrebbe preferito Rodriguez, che è un giocatore comunque con tutti i suoi limiti, che ha fatto diversi mondiali e diversi europei con la Svizzera. Ma cioè adesso stupirsi, no, ma lo dico veramente, perché c'è Buchanan, che è ovviamente davanti alle gerarchie e non Palacios in questa prima lista Champions, posso dire mi fa veramente ridere. Mi sembra un po' una patologia, bisogna per forza veramente trovare dei problemi anche quando non ci sono. Ragazzi, quando ci sono i problemi all'Inter, li segnaliamo, siamo i primi, cioè sono il primo
a segnalarli, ad approfondirli, ma francamente stupirsi, ma come non c'è Palacios? Ma ragazzi, ma Palacios quest'anno, ma deve solo fare tanta, tanta esperienza e magari guadagnarsi la possibilità di entrare in qualche rotazione, perché mi sembra ovvio che lui stia dietro, naturalmente, a Bastoni stia dietro a Buchanan. Cioè, ma forse non vi ricordate, questo è il modo di agire di Inzaghi, vi ricordate Aslani quando fa la sua prima partita da titolare? Da titolare, dal primo minuto, ve lo dico io. La fa a gennaio in campionato, mi pare del 2024, perché ero là a Firenze. Tra l'altro fa l'assist anche per il gol vincente di Lautaro Martinez. Aslani era arrivato nell'estate del 2022, ma all'inizio era giovanissimo, il primo anno praticamente non era neanche in grado, perché me lo ricordo perfettamente, di sostituire Çalhanoğlu se non per un minutaggio limitato, sai quale sostituzione agli ultimi 10 minuti ad entrare nelle rotazioni. Cazzo, ma mi sembra una cosa logica che i giocatori debbano crescere. E Bissek, ragazzi, Bissek, se non c'era a un certo punto tutta una serie di infortuni in Champions League col Salisburgo, sarebbe entrato molto dopo nelle rotazioni. Poi è andato bene e da lì Bissek è diventato uno che oggi, esattamente come Aslani, è in grado di entrare nelle rotazioni. Cioè, io non capisco veramente perché si debba. Cercavano un difensore, sì, più esperto, sì. Oktri ha altre idee, nel senso che cerca degli investimenti, ma ci sta rispetto alla proprietà di Zhang. No, prima non andava bene perché c'erano i debiti, adesso non va bene perché si fanno degli investimenti anche sui giovani futuribili. Cioè, io veramente, quando c'è la voglia di trovare problemi che non esistono, veramente mi viene da ridere. La lista dei 25 dell'Inter è assolutamente spiegabilissima. Mi sembra assolutamente giusto che uno che è arrivato da 2 giorni, no, questa torre, questo vice Bastoni, non sai neanche quale può essere l'approccio nel campionato italiano, lo devi vedere, è un giocatore futuribile, poi magari diventerà fortissimo, addirittura insidierà Bastoni per il posto di titolare. Ma ripeto, ma guardate quanto tempo è passato, sia per Bissek, sia per Aslani, ma soprattutto per Aslani, per poter essere degno di entrare davvero nelle rotazioni della grande squadra. Quindi francamente ogni tanto resto basito dalla voglia, insomma, di trovare polemiche, insomma, a tutti i costi. C'è gente proprio che ha bisogno, no, di trovare una polemica, è una patologia, è una patologia. Io mi ricordo nell'anno del triplete, già per forza trovare qualcosa che non andava tutto, e scherzavo molto con Kivu, con Christian Kivu, cioè, perché era Kivu, cioè, allora la vittima per alcuni era Kivu. Adesso c'hanno Arnautovic e Correa sui quali sfogarsi, si sfoghino con quelli, cioè francamente, ma la gente se la ricorda quello che ha fatto Kivu al di là dell'Inter? Forse non se lo ricordano, perché neanche consultano, voglio dire, almanacchi, presenze, cioè Kivu c'ha una storia tra Ajax e Roma, cioè, veramente, quando vedo Christian ogni volta ci scherzo, no? È incredibile, perché si vogliono, e adesso, attenzione, Sommer, però ce la farà a reggere quest'anno? E poi José Martínez, cazzo, ma gente che si preoccupa. Pensate che io vivo alla giornata. Se sbaglierò io vivo alla giornata. Quest'ansia di rivincere, va bene, ce l'abbiamo tutti, ma non mi sembra che bisogna interrogarsi, ma come? Ma come Buchanan è pronto così presto? E allora perché è arrivato Palacios? Palacios è uno dei primi investimenti di Oktri futuribili. Poi tutti a rompere i coglioni con Oktri, che insomma non fa, ma insomma Oktri ha dato l'autorizzazione al presidente Marotta a non vendere nessuno. No, mi sembra che nessuno sia partito quest'anno. Mi sembra francamente la dimostrazione, poi magari le strategie cambieranno, se ne ingiovanirà la rosa, tutto quello che volete. Però francamente la presenza di Buchanan, anziché essere contenti e dire, cazzo, però quando ai primi d'agosto Gianluca Rossi ci diceva, ma non perché se lo inventava, che i tempi di Buchanan si sarebbero ridotti molto, a parte che va verificato anche Buchanan, naturalmente, cioè anziché essere contenti, ma come c'è Buchanan e non c'è Palacios che è arrivato l'altro giorno? Vabbè ragazzi, questo volevo dirvi, ogni tanto posso dire che mi viene un pochino da sorridere, con questo un bacio, un saluto a tutti voi e viva l'Inter!